Oh, adesso pure le cuffie illuminate. Posto, pronti. Configurazione accovacciarsi, voltarsi rapidamente. Para con R2, no. C'è il Perry. Proviamo senza mira assistita. Ok, questo non tocco nulla. Vediamo un secondo come senza toccare niente. Grilletti adattivi. No, oggetti e modelli. No, mira, velocità massima, visuale di gioco. Campo visivo. Ah, carina questa cosa. Del bello ti dà anche l'anteprima, mi piace questa cosa così. Cioè, uno volendo se lo può avvicinare parecchio. Vabbè. Funziona senso. Beh, mio Dio, per carità del cielo. Oscillazione. No, togli l'oscillazione subito. Motion blur, assolutamente no. Frame rate, ray tracing. Vabbè, ovviamente non ho lo schermo con l'HDR. Vabbè, ray tracing. Può farmi frame rate e ray tracing? Posso dare. Comunque cross gen, eh. Che bello quando ti danno l'anteprima. Musica, vabbè, questo resta. Volume impatto balistico. Figo. Uscita audio, rientrante, altoparlanti. Riverbero del suono, altoparlante, controller, assolutamente no. Odio l'altoparlante del controller. Va bene. Ok. Vediamo. Dovrebbe durare massimo mezz'ora, da quello che ho capito. 30 settembre 1998. Una data che non dimentico. Quando il poliziotto in me morì, quella notte Raccoon City fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche dell'Umbrella. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato Che così. cafonata, che cafonata, Mi è bellissima. stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret. Non che avessi scelta. L'addestramento e quelle missioni mi hanno quasi ucciso. Ma almeno mi hanno aiutato a non Ma pensare. che belli i filmati, Se potessi bellissimo. scordare quella notte, Le espressioni. quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere diverso. Può essere peggio. Deve esserlo. Sì, no, Leon è tanto bello quanto antipatico. Vabbè, qui hanno tolto il filmato, ovviamente immagino. Immagino che abbiano tolto tutta la parte. Non c'è tutto il filmato in macchina, come si arriva. Sono passati 6 anni quando Leon Kennedy è sopravvissuto all'incidente era considerato un disastro biologico senza precedenti causato dall'Umbrella Corporation. Dopo essersi distinto come agente speciale degli Stati Uniti, viene affidato l'incarico di localizzare la figlia del presidente che è stata rapita. La ricerca lo porta in un villaggio europeo, l'ultimo posto in cui la ragazza è stata avvistata. Neanche il trauma passato di Leon potrebbe mai prepararlo agli orrori e alla follia che lo attendono qui. Che fra le parte a stecca così, cioè ci sarà il filmato, non comincia così il gioco. Poi buissimo. Il video rende canone Vicente Dark Chronicle, ma immagino che adesso tutto quello che stanno facendo stanno cercando di farlo con un canone, diciamo, unico, spero.
Jaik, allora io vi chiedo sempre scusa se pronuncio male i vostri nick, però comunque grazie, grazie mille. Allora, siamo su PlayStation 5, non posso uscire armi, non posso fare niente, mi posso accovacciare, posso correre, ok? Veramente figo. Chiaramente non rende... considerate che voi state guardando lo streaming, quindi... chiaramente il bitrate, la qualità video è inferiore, anche proprio nel momento in cui metti fumo, parti cellari, si smarmella tutto quanto. Però è proprio bello, comunque è proprio bello. No, dicevo, Leon è tanto bello quanto antipatico per quanto mi riguarda. Io sono Team Chris tutta la vita, ma ne abbiamo già discusso mille volte. Quanto si sarà allontanato? Più che corvi, quelli sono dei pastori tedeschi con le ali, perché mi sembrano giganteschi, sinceramente. Carità, i corvi sono grossi, ma questi sono belli, belli in carne, comunque. Sì, l'atmosfera qua adesso è tutto molto più freddo, ai colori. Questa cosa ho già visto, quindi non è una mia preoccupazione, ho già visto screen e scene che vanno assolutamente a riprendere la palette cromatica dell'originale. Era la cosa che mi aveva preoccupato alla presentazione, ovvero che questa parte d'inizio sembra ricordare un po' l'idea originale di Resident Evil 4, quindi una cosa un pochino più oscura, un po' più orrorifica e molto nei colori, molto più freddo. Resident Evil 4 è estremamente terroso nei colori, è molto marrone, giallo, rosso, ha questi colori terrosi. Non c'è tanto verde, per esempio Resident Evil 5 è tutto verde, è troppo verde. Resident Evil 5 è verde, è un po' di giallo, ma è principalmente verde, mentre Resident Evil 4 è molto marrone, rosso, e appunto sul giallino. Qui è tutto blu, quindi è un po' strano. Molte volte chi gioca sottovaluta come la palette cromatica possa cambiare drammaticamente l'atmosfera di una stessa identica scena. Basti pensare, quando dici giorno e notte, cosa cambia? I colori. Cioè questo ambiente, è l'illuminazione, però questo ambiente di giorno cambia completamente colore e ha un'atmosfera diversa. Quindi qua è poco Resident Evil 4, è molto poco Resident Evil 4, però mi intriga, perché voglio capire dove vuole andare a parlare, e comunque so che poi si torna con quel mood, comunque, assolutamente. Questo mi ricorda l'inizio di Resident Evil 7, tra l'altro, un po'. Si lamenta. Il periodo marrone dei giochi, esatto, come Dead Space. Ma sì, no, Dead Space è super marrone. Guarda, che gli vanno tutti i rametti nei capelli. Sì, hanno cambiato, questa era dove si incontra il primo Daryl, grazie. Yeah, questa è la demo però assolutamente ce lo scoppiamo quando esce. È stato il primo Resident Evil che ho finito, tra l'altro, primo che sono riuscita a giocare, quindi com'era, faceva il... ok, questa cosa è molto importante. No, ragazzi, in Dead Space Remake questa cosa non deve esistere mai. Se in Dead Space Remake metti il quick turn, hai rotto il gioco completamente. Continuerò a dire per sempre, non esiste nella vita. Cioè, se l'avessero messo, mi sarei incazzata, ve lo dico. È una cosa che è giusto che ci sia nei giochi, ma il fatto che non ci sia in Dead Space Remake è giusto. Comunque, ok. Poi in base a quanto dura possiamo rigiocarla, eh. Sì, Magic, esatto. Quel concept con i fantasmi, le allucinazioni. Quello là. Mi riferivo a quello là. C'è nessuno? Io mi infilo così? Beh, è vero che non è negli Stati Uniti, perché altrimenti avrei detto, se ti infili in casa di qualcuno così cerchi guai, comunque, perché ti sparano. Molto belli gli ambienti, vabbè, ma non mi stupisce comunque.
non parlo della grafica, parlo proprio della costruzione dell'ambiente, del design dell'ambiente. Ah, è bello. Ma qui non dovrebbe esserci il tipo? Io mi ricordo, cioè lì dove c'è il caminetto dovrebbe esserci il tipo. E questa parte è diversa chiaramente rispetto all'inizio dell'originale. È cosa carina. Il giudizio universale è vicino. Non so parlare lo spagnolo, non so leggere lo spagnolo, quindi non chiedetemi di pronunciare questa cosa. Ok, non ci sono cadaveri comunque sul letto, già è un grosso passo avanti. È tutto ammuffito e schifoso, perché ovviamente chi abita in questa casa ha smesso di curarsene da parecchio tempo. Tra l'altro è un bel dettaglio, queste sono patate e le patate vecchie fioriscono, non so il termine corretto, gemmano tipo, no? E infatti sanno le schifezze che stanno iniziando a uscire. Ma che bello. Germogliano, ok, sì. Posso leggere? Vabbè, non posso fare nulla qua. È bello perché vedi molto di più la presenza del culto in casa, comunque. Aia. Vabbè, tira fuori il ferro, Leon. Tira fuori il ferro che qua... Bella l'ambiente. È che è dietro la porta sicuro. È dietro la porta... vabbè. Okay, chiedo non scusa sta... per l'intrusione. Signorino lui. Busco a un polizia. Vino a chi? Aia. Andalo! Aveva l'osteoporosi comunque, eh? Si mette male. Posso fare teabagging sul tipo, sì. Ok. A posto, possiamo procedere. Cazzo, che schifo. Che detto da un americano fa molto ridere comunque, eh. Perché, vabbè. Lui mangia gourmet di solito. Questo ma come si fa il Perry? Tra l'altro ha la durabilità il coltello. E se si rompe che fai? Te l'aggiusta il mercante? Penso di sì, non è che si rompe, non puoi perderlo. Se ti perdi non sai cosa fare, puoi controllare la posizione della mappa del tesoro, puoi anche visualizzare, va bene, questo ok. Oggetti chiave, che c'è la chiave che devo raccogliere adesso. Le pesetas non ne ho, le gemme non ne ho. Oh. Una pistola personalizzata per Leon, pur avendo lo stesso design alla MOP, le sue parti sono state scelte con cura e fabbricate con una precisione per una performance migliore. Spray medico, d'accordo. E un'arma adatta agli scontri ravvicinati. La preferita di Leon da quando l'ha ricevuta ai tempi dell'RPD. Addirittura c'è tutto il menu fighetto che ti fa vedere le cose che puoi costruire. Bonus valigette e ciondoli, probabilità di ottenere munizioni per pistola aumentata. Bonus valigette e ciondoli. Ma è una feature della demo, perché io non... Quindi in base a quello che equipaggi hai dei bonus, ok. Va bene, va bene. Rozzo amuleto, ok, abbiamo trovato... D'accordo, un documento, perfetto. Prodotte per evitare il Parkinson di Leon. Ah, a proposito...
si muove, eh? Non è l'aimbot che è Chris. Chris è un maledetto aimbot. Non ha dei muscoli, ha dei pistonici, dei pistoni idraulici, per cui tipo Terminator. Però non è come l'originale, no? Cioè, qua puoi mirare come una persona normale comunque. Mario, mi sa che hai fatto una finaccia. Rip. Ok. Io non ho preso la chiave perché avevo paura che triggerasse qualcosa. Pronti. Sul PC è possibile fare parry premendo R2. Sì. No, ma l'ho vista che c'è l'opzione. Cioè, le opzioni sono uguali. Le opzioni di gameplay sono uguali. Semmai possono essere le opzioni di grafiche, che possono essere fra PC e console, ma ovviamente questo non cambia. Va bene. Vabbè, quello si rialza, ovviamente. Non è che non c'è il dubbio. Si vede niente. Guardalo che bravo che è. Guardalo che bravo che è. Sì, ci sono gli accecini da... I ciondolini da attaccare alla valigetta ci sono anche nella versione deluxe. I cazzettini si sono visti. Vabbè, una cosa carina alla fine. Oh, Topino! Topino! Cosa? Sì, ma che paura, che schifo questo posto. Ma che figo. C'è la radio. C'è il cadavere con la radio, sicuro. No, purtroppo non ci sono le decorazioni per le unghie di Forspoken, ma secondo me Leon un pochino sotto sotto, se potesse, le userebbe. Ehi! Hey. Mamma mia, che capello balsamato che ha questo ragazzo. Ti ricevo. Qual è la situazione? Non gli parlare in inglese, cretino! Che cazzo succede? Che pensate? Quello è impanicato e gli parla in inglese, ma che deve capire? Magari lo sa l'inglese, ovvio, però in quel momento... Ah! Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Oh, ma veramente... fa veramente horror sta parte. Vabbè, adesso questo appare sicuro qua. Lo sapevo. Madonna, che cazzo! Perry com'è? No, bello sto Perry, comunque. Bello, bello il Perry. Ancora vivo? Sempre peggio. Io non so il tempismo. Non capisco il tempismo del Perry. Così? Cioè, questo è il Perry? Boh. Vabbè. Certo che comunque lui che se ne va in missione senza munizioni è anche un minchia. Come mi deve apparire il tastaschermo? E allora non è un Perry vero, scusatemi. È un quick time event, non è un Perry. Non è un quick time event. Se appare a schermo, non deve apparire a schermo. Donde sta? Io me ne vado. Perché gli devo dare. Sì, il coltello è fatto di cioè di gesso comunque. Si sta rompendo una cosa, una botta ho fatto, Perry va con le armi mini, non con le prese. Che ci si è risaputo che le armi sono. Vabbè, ok. A me sembra molto morta lì comunque. Nido. Qui Condor 1. Qui Hannigan, raccordo.
La figlia del presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Sì, non deve, se lo dici è inutile come che usi il nome e il codice, Leon, cretino. Mi serve la posizione di un lago. Forse cosa si trova. Serve il nome e il codice? Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Fai presto. La gente qui è impazzita. La mia scorta è... Devo andare. A dopo. Bello. Con permesso? Con permesso. No, no, Hannigan si era già vista nel trailer. Quella se non mi sono stupita perché si era già vista nel trailer comunque. Ieri. Siamo usciti dall'altro lato. Lui non si è fatto niente. Figuriamoci. Ma si prenderà certe botte. Tra l'altro col DualSense è terribile perché senti proprio che cosa brutta. Priorità, le priorità di Leon. C'erano più munizioni in questo barile che in tutte le munizioni che si è portato Leon per la missione, comunque. Vorrei fare presente questa cosa. No! Non mi fai salvare! Mi devo rifare tutta sta parte! Devo rifare tutta sta parte! Ma che stronzi che sono! Va bene. Quindi non posso fare niente. Speravo di poter salvare. Ah vabbè, ce la rigiochiamo, ce la rasciamo. Lupetto sbuzzato. Tutti sconvolti dal lupo morto. Chiaramente la chiave della narrazione. Io l'ho visto, che c'era lo stronzo prima che è salito, Paura! Buscitto, grazie! Buonasera, buon pomeriggio! Un forestero! Dove? Che fanno? Si abbassano? Che fai? E che fai adesso? È un forestero, però il forestero qua, guarda, ti fa la mossa! Eccolo, aspetta. Oh, merdissima. Che è sto schifo? Oh, che è sta merda? Oh! Ok,
carino, ti fanno capire già adesso che c'è qualcosa che non va comunque. Quindi quando vibrano tutti vanno uccisi prima che si rialzano, sennò riparte la fase 0.5. Carino. È una bella idea questa, è simpatica. Il rumore è anche molto carino, sì. Molto carino. Guardello. Beh, guarda che simpatici che sono. Tra l'altro non si vede, eh. Cioè, che io conosco i miei polli, ma qui non... vabbè. Sì. Ciccino. Ok. Fammi capire un secondo so come funziona. Ah, fico! Ok. Vabbè, ma quando mai ti metti a fare l'uno contro uno? Dai, su. Quando mai ti metti a fare... l'uno contro uno? Sì, ci sono sempre 200.000. Poi magari ci sono i punti in cui ce li hai in fila, per carità. D'accordo. Sì, assegnare scelta rapida. Assegnare l'anno, slot, scelta rapida. Possibile fino a 8 armi. Grazie, Leon. Dite il Perry alla motosega? Giusto, Perry alla motosega. Allora, non corriamo qua perché... Ah! Ma è finita? Cioè, nel senso, già il villaggio? Ha! È già il villaggio questo, no? Eh sì? Ancora vivo. Oh merda. Beh, qui non si può fare stealth, chiaramente, nel senso sicuramente puoi... Sicuramente puoi evitarli fino a un certo punto, ma dovrai combatterli. Perché deve partire l'assalto. Quindi... Ma guardiamoci un attimo intorno. Senza dare troppo nell'occhio. Abbiamo i soldi. Che sa, niente, mi servono i soldi qua. Spacca tutto. Là c'è una tizia. Ma che sei scemo? Ci faceva questa disgraziata qua. Ma fanno pure le ronde. Ma fanno pure le ronde. Ma siamo scemi. Oh. Porca vacca. Ma disgraziata. Sì, a rubare soldi alle vecchie, però. Qua, vabbè, qua sugo perché non ho molta scelta, mi pare di capire.
soldi. Vabbè, finita. Devo farle. La mia esplorazione si è conclusa adesso perché devo fare. Vabbè. Corri, si corri, comincia. Si comincia. Si comincia! Oh merda, merda, merda. Ma voi siete pazzi! Ho un regalo. Ma vai! Madonna, mi sembra... No, non è vero, ho fatto il peripatero meno dolore. Ho capito. Aspetta, aspetta. Ne arrivano altri. Oh, ne arrivano altri. No, 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 no. Tu. Ecco, aiuto. Madonna. Forestero! No. Ma un vecchietto! Arrabbiatissimo. Oh merda. Eccolo! Arriva lui! Madonna! Dove cazzo è? Se vuoi! Aia! Ma che cazzo i cartoni mi dà? Messo per messo! Signore! Siamo un po' scherzando qua, cioè. Che cazzo sono? Lui è un po' confuso. Molto buona la mira comunque. Casa. Ma perché dovete fare backseating? Dovevi entrare nella casa. Dove sta scritto che dovevo entrare nella casa? Scusatemi. Tenemos que servir. Cioè, la cosa figa del villaggio è che è tipo un sandbox dove puoi giocartelo come ti pare. Puoi entrare, salire, scendere. No, devo entrare nella casa, va bene. No, semmai a questo punto probabilmente se riesce ad ammazzare il tizio ti dà la chiave. Se non che non ti serve a niente. Probabilmente cioè, è una cosa che ti può servire nel gioco completo perché non hai, penso, il tempo. Cioè, forse sì. Se riesci a fare una roba super figa e riesci a prenderti la chiave, riesci ad aprire il cassetto probabilmente. Se
secondo me non lo... Ma dove stanno andando? Al bingo? Al bingo. Secondo me non me la sono giocata male, scusatemi. Ho fatto un sacco di headshot, ne ho ammazzati un botto. Non mi sono fatta colpire tipo mai. Lio, sì. Cringe restored. Esatto. Vabbè, guardate, dai. Possiamoci proviamo un'altra volta, saltando i filmati, dai. Proviamo in tre, ma non andrà bene come stavolta, 30. Sicuramente. Secondo me saltando tutto... Peccato che non ti fa salvare prima della parte del villaggio. Cioè, dai, peccato, ci stava secondo me. Cioè, ogni volta a rifare sta stronzatina... Quanto si sarà allontanato. Tra l'altro c'è il DualSense, ti fa sentire proprio i passi della corsa, è molto figo. Partiamo tutto. C'è nessuno? Vabbè, ma comunque no, alla fine Leon no, è... ci sta, nel senso... Secondo me funziona. In questo caso non l'ho percepito old school, ecco. Il fatto è che lui è molesto e basta per quanto mi riguarda. Cioè, fa proprio parte del personaggio, come che è diventato sassi, tutto così, perché, capito, ha vissuto le cose brutte. E lui sa, lui ha sofferto. Topino! Cos'è stato? Che cazzo? Ok, quindi non devo per forza beccarmi la presa, ok? Solo due, ma voi siete scemi. Io non ci entro lì dentro. Pure non hanno pure visto. Volevo capire per i drop. Mi sembra che droppa sempre la stessa cosa il corpo. Tipo, se uccido l'altro. Se sei veloce li puoi ammazzare tutti e due comunque. Ok. Uno che corre lì, non si sa che sta facendo. Da dove spawnano? Da spawna? Dove appare il merda? Ah, è lì! Ah, però ti vede. Ti vede fisso, ok. Ehi, là là! Ma quanto sei pirla, però. Ma è proprio Perry, ok. È proprio un Perry quello. Puoi anche morire, eh. No, questo deve fare la sua mossa sana. Per forza. Ok. No, vabbè, ma i soldi che cacchio servono? A niente, sono un punteggio praticamente in questa demo, non li puoi consumare, ok?
Allora, qua c'era la... la tagliola. Ok. Qui c'è il disgraziato. Io posso sparare da qua? Ma forse sì, ma non ne vale la pena. Ah, sì, vieni, vieni, dai. 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 Elala! Stiamo... morto? Allora... filmato? No. Modalità foto? Addirittura la modalità foto nella demo. Fichissimo. Tutorial risultati. No. Sti cazzi. Ora. Qua c'è poco da fare. Che brucia. Come non hanno messo il filmato? Ragazzi, l'abbiamo visto 3 secondi fa. È un'interazione. Sono io che l'ho saltato. Ho letteralmente appena saltato l'interazione. Non c'è il filmato. C'è lui che usa il binocolo e guarda. Ma c'è come la scena? È la stessa scena. No, 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 mi sembra, madonna, che mi vedevano. Ma se ammazzo la gallina? Gallo, pollo, quello che è. Fattissimo. Quello ti sgama per forza. Niente. Quello ti sgama per forza. Non c'è un modo per evitarlo. Quello bastardo. Questo qua ti becca per forza. Quindi non è fisso sempre. Si comincia. Ma questa è una trappola incredibile! Ma che cazzo! Ma porca! Porca puttana! No! Ma che è? Ma... di esplorare, ma vabbè, però, ma no, ma signo e dai, oh bene, questa è buona, permesso. Questo è per il nostro amico qua, Tonino. Chiuso. Lei è confusa. Messo. Collo rotto, a posto. Incredibile ha fatto! Eccolo! Eccolo!
E vabbè, ma qua c'è tutto un, tutta una situazione un po'... Sì, però sono trappole, scusatemi. Che è sta merda, perdonatemi. E ho capito, ma perché? Ma troppi vicoli ciechi, ma non rompetemi i coglioni, via dalle palle un secondo. Ho un regalo. Sì, vabbè, ciccio. Sfiga però, madonna che sfiga, mi ha preso da dietro. Vabbè, durissimo questo qua. Si è preso una granata. Un calcione. Che sfiga, cazzo. Però ci sono troppi vicoli ciechi, scusate. Ma veramente di continuo, ma manco scavalcale quelle cazzo di staccionate. Cioè ti infili nelle case ma finisci inculato. Ma io da qua non esco perché fa bordello. Io ancora non ho capito che intendevate con dovevi entrare in casa, comunque. Come se fosse una cosa tipo mandatoria da fare. Soldi! Ce l'ha. Un forastero! Un forastero! Si comincia. Bello. Dritto. Qua me la devi far di corsa. Puttana. E ho capito, e adesso? Non so com'è che sia potuto succedere questo piccolo miracolo, però va bene. Guardalo che bello che è. No, no, e ti do... Peppe, grazie. Signò, però. Signò, Va bene. No, non è possibile. Nei reni mi ha preso. Mi ha rovinato il cappottino. Signò. E vabbè. Ion, sei un merda però, veramente. Fatelo dire. Sbagliato. Oh no. Signò. La granata. Dove era la granata? Eccola. Permesso, scusa.
Ma che cosa è successo? Beh, vabbè, però. Perché non può uscire? Ho un regalo. Vabbè. E da dietro, ma da dietro, mi ha rotto il coltello, mi ha rotto. Il prossimo. Veloce, Leon. Ma stiamo scherzando. Vabbè, andata, è andata. Cazzo! Io avrei fatto il Perry! E vabbè. Oh, che culo! Che culo! Che culo! Ok. Che culo! A posto, vabbè. Ok. Sì, sì, si è rotto il coltello. Vabbè, dai, ok, ok. Sono contenta, ho fatto anche questo tentativo. Vabbè, sì, è una cafonata, chiaramente non ha senso questa cosa, però è divertente poterla fare. Non vai a fare il Perry, cioè il Perry lo fai per disperazione, se sei lì e ti sta per accoppare, glielo blocchi e ti si rompe, ma ovviamente non è una cosa che devi fare intenzionalmente per strategia, ovviamente. D'accordo, vabbè, molto carina, molto carina. Io avrei evitato un paio di vicoli ciechi de merda proprio, cioè avrei messo un pochino più di uscite. Ci sono tipo almeno 3 o 4 posti dove entri e sei morto, cioè se entri ti pigli botte, perché non... E non puoi entrarci prima. Devi entrarci per forza a cose partite. Però vabbè. E il discorso era così pure l'originale, non conta, perché le puoi fare a maggior ragione, visto che non è identico, puoi fare meglio. A questo punto fai meglio. Cioè, non è che siccome deve essere come l'originale, non funziona così. Tutto l'inizio è completamente diverso, quindi non sta scritto da nessuna parte, devi fare lo stesso identico, scelta di design. Però è simpatico, l'idea del Perry funziona, è molto carina, ti dà quel dinamismo in più. Funziona molto meglio di quella cacata della schivata del 3, che è una merda per quanto mi riguarda. Questo è molto simpatico invece. Il sistema del contrattacco è pure simpatico. Penso che il coltello si possa potenziare comunque. Suppongo che possa diventare un pochino più resistente, perché così è fatto veramente di gesso, pare che è un gessetto. Loro sono bellissimi. Loro sono veramente bellissimi. Poi, sì, sì, no, ovviamente il villaggio lo esplori dopo, cioè qua finisce la demo, ma ovviamente nel gioco completo poi spippoli, cioè non sta scritto da nessuna parte devi spippolare durante, puoi farlo pure dopo, ovviamente, perché loro se ne vanno e tu resti col villaggio vuoto e poi avanzi, non vai automatico in avanti la storia. Qua te lo interrompono perché è il momento giusto per interrompere, chiaramente. Ma io senza sapere nulla, quando ho visto Chainsaw Demo, ho detto vabbè, è fino a quando suona la campana, ma perché è normale che sia così. Molto carino. Comunque mi piace molto, è anche un bel feeling. Non l'ho fatto in live,
ma secondo me smanettando un attimo anche con la sensibilità della, della telecamera, della, del puntamento, si può mirare molto bene anche col controller. Io ho lasciato tutto com'era ed è comunque molto responsiva, quindi considerate che si può personalizzare ulteriormente, quindi può mettere l'accelerazione, era senza mira assistita, magari con la mira assistita va un pochino più calamitato sul, sul bersaglio. Molto bello che c'è il tipo con la motosega che si para, tra l'altro quando fa i colpi uccide pure la gente intorno, ho visto c'è anche il fuoco amico, diciamo, molto carino. Tra l'altro ha anche un po' una meccanica arcade, per così dire, perché tu puoi tatticamente stordire un nemico, fare il calcione rotante e colpire quell'intorno, quindi ha anche un po' queste meccaniche arcade, per così dire, tanto belle. Me Resident Evil 4 fu il Resident Evil che giocai più in assoluto su GameCube, penso di averlo finito 4-5 volte ai tempi, quindi comunque ho proprio un'affezione particolare nei confronti di questo gioco, e per quanto mi riguarda l'esistenza di questo remake non farà che confermare quello che ho sempre detto, e trovate anche un video su YouTube molto prima che annunciasse il remake, molto prima che venisse detto, cioè circolava il rumor, ma non era mai stato, ancora non è stato ufficializzato. No, no, Resident Evil 4 non ha bisogno di remake. No, no, assolutamente no, no, no. Quando in realtà ha molto più bisogno di un remake Resident Evil 4 che Resident Evil 1, 2 e 3, per paradossale che sia, perché Resident Evil 1, 2 e 3 hanno un gameplay legnoso, ma è proprio una forma di gameplay un po' alla Dead Space, per dire, l'idea è quella. Dead Space è lento, ma è una meccanica, è fatto apposta, mentre Resident Evil 4 non è legnoso perché è fatto apposta, è perché è stato il primo approccio a un Resident Evil più action, ma è invecchiato. Cioè già Resident Evil 5 è molto più scorrevole come gameplay, come sistema di mira. Questo intendo dire, Resident Evil 4 è stato rivoluzionario per i tempi, resta ancora un gioco bello, ci mancherebbe altro, non è che ora è brutto, ma è invecchiato moltissimo a livello di feeling, di comandi, è molto legnoso Resident Evil 4, e già lo vedi proprio fra il 5 e il 5, col 6, che alla fine riprendono sempre quel gameplay, modificandolo, però alla fine la base è quella, ma è molto più responsivo. Era questo che intendevo. Poi se si parla dell'effetto camp, delle idee, del level design, quello è bello, rimane bello, ci mancherebbe altro. L'isola, il monastero, vabbè. Ma il gameplay può essere svecchiato tantissimo, proprio perché è stato un esperimento molto coraggioso. Io mi ricordo quando l'ho giocato ai tempi, era il futuro, cioè mi sembrava una roba fuori da questo mondo, però se lo riprendi oggi ti rendi conto di quanto è polveroso da quel punto di vista, ed è questo che intendevo. Cioè Resident Evil 4 lo puoi svecchiare tantissimo, infatti si vede, cioè è un'altra cosa, CVD comunque, appunto. Resta un gioco iconico, resta un gioco, una pietra miliare comunque dell'industria, perché ha sancito quella che potrebbe essere la svolta di questa tipologia di sparatutto, comunque, con telecamera sulla spalla in terza persona, ha cambiato comunque l'industria per quanto mi riguarda, ma è invecchiato parecchio. E no, non ha bisogno di un remake, è perfetto, ma che cazzo dite? Ha un audio di merda Resident Evil 4, ha un audio di merda, tutto sbagliato, tutto da un lato solo, senza un minimo di distanziamento dei nemici. Il margine di miglioramento che ha Resident Evil 4 al giorno d'oggi è fuori di testa, ma per questo io aspetto tantissimo sto remake, perché è un gioco assolutamente solido, che se lo vai a svecchiare è un capolavoro. Poi non so che avranno combinato di trama, le modifiche che avranno fatto, ma per quanto mi riguarda questa è la conferma. Il core gameplay è solidissimo ancora, ma con la responsabilità, la sensibilità dei controller di oggi è tutta un'altra cosa, ovviamente. Era questo che intendevo. Cioè, davvero, dire Resident Evil 4 è perfetto e non ha bisogno di un remake è veramente da pernacchie.
per dire, ne ha molto più bisogno di Dead Space, proprio perché ha quell'impronta action che con gli anni comunque ha preso polvere, perché si sono fatti un sacco di passi avanti. I passi avanti sono stati fatti partendo da quello che è stata questa idea incredibile. Questo non toglie assolutamente valore al titolo originale, ma questo non significa che ci puoi lavorare e migliorarlo tantissimo alla luce dei progressi che sono stati fatti. Per cui perché non farlo? Semplicemente. Poi appunto nessuno lo tocca, Resident Evil 4 resta qua, tutti magari vediamo, oh, la merda sto remake, vabbè andatevi a giocare il 4 originale, dico, ci sono mille porting possibili e immaginabili. Se vi piace Leon col Parkinson e che ci sente da un orecchio solo, contenti voi, assolutamente. Ma infatti, no, Luce Starlight è un discorso che ho fatto anche nel video di Dead Space Remake. I remake non servono mai. I remake non servono mai. Anche nei film, nei giochi, nelle cose brutte, non servono. Perché a quel punto non è un remake, è un secondo tentativo. Che non è un remake, quello. È un'altra cosa. Comunque, nel caso, questo discorso l'ho fatto nel video su Dead Space Remake, c'è tutto un intro, quindi magari se non vi interessa il discorso di Dead Space Remake, comunque c'è un'introduzione proprio su questo discorso, i remake non servono. No, i remake non servono mai. Questo non significa che siano produzioni godibilissime e da aspettare con interesse, che non servono mai. È come dire, festeggiare il compleanno non serve. No, ma che dove sta scritto che serve? I regali a Natale servono? La torta di compleanno serve? No, però se c'è è meglio. No. Poi se è la tua torta preferita ancora meglio. Quindi ragazzi, allora vi auguro buon pranzo perché ho buona digestione. E abbiamo Derf and Selenis, che vedo, suppongo perché sia appunto nella squadra, che sta giocando Borderlands The Pre-Sequel, per cui nel caso facciamo questo ride, dai. Allora, spero che vi siate divertiti, sia per Rule of Rose che per questa demo di Resident Evil 4, e hype assolutamente. Lo strarecuperiamo quando esce e ce lo schiumiamo per benino. Non vedo veramente l'ora. Buon fine settimana, ci vediamo domani.